caduto il fascismo, si forma in Italia un governo con anche i comunisti. Nel programma del governo c'è il cambiamento della moneta, non più la lira ma una nuova moneta. Perché? Perché durante il fascismo e durante la guerra molte persone si erano arricchite, in modo particolare con il traffico di armi, con la borsa nera, eccetera, eccetera. E allora i compagni comunisti al governo dicevano: tagliamo questi profitti cambiando moneta. Ovviamente la manovra avrebbe avuto senso se fosse stata molto rapida. Nel governo c'erano anche i liberali e i democristiani, ma no, un momento, oggi ce lo fa, fammelo domani, alla fine, dopo mesi e mesi, in cui addirittura sui giornali si parlava della cosa, quindi era pubblica, vennero fatti gli stampi, no, per la nuova moneta, cioè quelle cose, no, imprimi, fatti questi stampi, si può finalmente fare la nuova moneta. Vengono rubati. Ops. No. Questo a me sembra un esempio chiaro del fatto che tu, proletariato, se non hai in mano lo Stato e la possibilità di controllare gli strumenti dello Stato, non hai nessuna possibilità di vittoria, di conquista, di riforma. Hai fatto una grande lotta e hai ottenuto che che le donne partoriscono, non perdono il lavoro e per un anno stanno a casa con il bambino con il salario. Cade l'Unione Sovietica, non c'è più bisogno di trattenere i comunisti che vadano a finire, i lavoratori che vadano a finire dai comunisti. Cade lo Stato sociale, la stessa Svezia diventa un paese dallo sfruttamento inaudito, la donna torna in fabbrica se ci torna a part-time, eccetera, eccetera. Perché? Perché non c'è il pericolo comunista, perché non c'è la paura che i comunisti possano vincere, perché non c'è un potere politico, militare, che dica al padrone sta buono. Nel 68 noi abbiamo visto, per esempio all'inizio del 68, grandi manifestazioni, studenti con Van der Hall, no? Non sono le nouvelle proletariat. Seconda, terza manifestazione, la polizia fa una carica terribile. Dà un sacco di botte a Piazza Cavour, ma proprio mena da morire. Da quel momento gli studenti comprendono che l'università è vicino a San Lorenzo, quartiere operaio, e che è bene avere rapporti con questo quartiere. E ogni volta che sento un'uzza di polizia, fanno male a chiamare l'operaio del quartiere operaio. E si comincia a capire che il proletariato non è fatto dagli studenti, ma dal proletariato proprio. La lotta politica è lotta politica, è morte tua vita mea. Una classe ha il potere.